30 strade fiorentine tra centro e periferia sorvegliate speciali da più telecamere. È una delle conseguenze della rapina avvenuta in una gioielleria di Via Gioberti il 17 aprile. Ieri il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto Luigi Varratta, a cui hanno partecipato il sindaco di Firenze Dario Nardella, i vertici delle forze dell'ordine e gli assessori comunali Bettarini e Funaro, ha stabilito di aumentare la sorveglianza nelle zone con maggiore attività commerciale. Una misura chiesta dal Comune di Firenze che servirà ad aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini, visto che la realtà dei numeri racconta un'altra storia. Dall'analisi effettuata, spiega la prefettura in una nota, è emerso che a Firenze nel primo trimestre 2015, rispetto al 2014, le rapine sono calate di circa il 40% e i furti del 7%. Ciò nonostante, prosegue il comitato, è diffuso un senso di insicurezza perché i reati predatori, anche se in diminuzione, sono quelli che toccano più da vicino la sfera intima delle persone. Più telecamere, ma anche più uomini, arrivati di recente al Comando Provinciale dei Carabinieri. Soddisfatti i commercianti di Via Gioberti, che il sindaco aveva incontrato poco prima.